Un taglio di circa 70 milioni di euro che mette a rischio il delicato compito dei centri ambulatoriali. La spending review in atto dal 2013 ha inflitto un duro colpo all'associazione di categoria dei centri ambulatoriali privati accreditati della Regione Campania, che ieri hanno organizzato un forum all'Unione Industriali per lanciare un allarme sulla crisi del settore. In un contesto di deficit generale dovuto al saldo passivo per la sanità della Regione Campania di circa 310 milioni di euro annui, l'obiettivo dell'assistenza viene così sostituito da quello del risparmio, perdendo così l'occasione di utilizzare i fondi per migliorare i livelli assistenziali. Se da un lato si tenta di far quadrare i conti tagliando i fondi, dall'altro si riscontra un aumento delle spese tendenziali dovuto al maggiore utilizzo di prestazioni ad alto costo. Una riduzione che ha comportato negli anni, dicono gli imprenditori della sanità privata, lo slittamento di analisi e controlli ai pazienti, costringendoli talvolta a ricoveri per l'aggravarsi delle proprie condizioni in attesa di essere visitati, andando così ad aumentare ancora di più i costi delle cure mediche. Intervenuti gli imprenditori Giovanni Severino, Vincenzo Schiavone ed il presidente di Federlab e senatore Vincenzo Danna, che ha così dichiarato. Tenete conto che da calcoli della regione la stessa prestazione di laboratori fatta nelle strutture a gestione statale costa 1,50 euro in più. Se per statalismo noi spostassimo e sviassimo tutta l'utenza verso le strutture a gestione statale, 55 milioni di analisi di laboratorio per 1,50 euro, quando fa 75 milioni di spese in più. Quindi non c'è risparmio, non c'è accesso alle prestazioni. Non c'è controllo sulle prestazioni e la loro ridondanza. Non si può fare così, che la programmazione sanitaria richiede di studi statistici ed epidemiologici. Se si chiude l'ARSAN, che era l'unico presidio a dover fare bene o male queste cose, mi dovete dire la programmazione in Campania chi la fa?